Presidente Mattarella, ho rappresentato la situazione del Paese per come viene riferita dai cittadini, dagli imprenditori, dai lavoratori, dalle associazioni professionali di categoria. È una situazione di grande sofferenza, è una situazione di grande difficoltà. Il Paese sta soffrendo e dobbiamo quindi, noi che abbiamo delle responsabilità politiche, cercare di subito costruire un sistema di interventi da non rinviare, perché più tardi si interverrà e chiaramente la sofferenza potrebbe tramutarsi anche in famiglie che non arrivano a fine mese, come già adesso, che non possono pagare bollette, imprese che chiudono, saracinesche che si abbassano dei negozi, gli esercizi commerciali, fabbriche che possono chiudere i cancelli. Ho rappresentato questo, c'è una viva, forte preoccupazione. E ovviamente c'è anche uno scenario internazionale molto preoccupante, abbiamo ragionato molto anche di politica internazionale, il quadro, abbiamo condiviso le forti preoccupazioni rispetto al conflitto che ancora sta continuando, auspicando che la comunità internazionale e l'Italia in un quadro unitario europeo e anche internazionale possa dare un contributo per un indirizzo verso una soluzione politica pacifica di questo conflitto. Il Movimento 5 Stelle è un partito di maggioranza relativa, pone questioni politiche, abbiamo dimostrato responsabilità nel periodo più duro della pandemia, l'abbiamo dimostrando facendo avviare e dando il sostegno a questo governo, continueremo a dimostrare grande responsabilità, ma non verso il governo, verso il Paese, nel continuare a sostenerlo. Ma non rinunciamo ad affermare le nostre posizioni, le nostre preoccupazioni, che nessuno si permetta di parlare di bandierine, che nessuno si permetta di parlare di polemiche strumentali. Noi poniamo questioni politiche, questioni che riguardano la vita dei cittadini, le preoccupazioni dei cittadini, vogliamo contribuire alle soluzioni e siamo fortemente preoccupati per questa situazione. Senta, lei ha detto che non siete sottoposti al PD, ma ci sono tensioni col Partito Democratico, ha sentito Letta? Guardi, ci siamo sentiti ieri, ci continueremo a sentire con Letta, noi ci confrontiamo come delle persone per bene, molto serie. Ciò non toglie che c'è un aspetto politico, dobbiamo rispettarci a vicenda, noi rispettiamo gli altri e pretendiamo di essere rispettati. Se si parte dal principio della pari dignità, se si parte dal principio della rispettiva riconoscimento della rispettiva autonomia, poi possiamo sicuramente rendere molto proficuo nell'interesse di entrambe le forze politiche e del Paese il nostro dialogo. L'impegno del Movimento 5 Stelle è quello di arrivare a fine legislatura? Assolutamente sì, noi la dobbiamo smettere di attribuire al Movimento 5 Stelle. E a me per ogni posizione chiara che assumiamo, ogni volta che assumiamo una posizione politica, di attribuire il recondito pensiero di voler creare una crisi di governo. Non lavoriamo per questo. E quindi pregherei tutti i commentatori pubblici di smetterla con queste interpretazioni fuorvianti, queste sì assolutamente strumentali. Presidente, l'accordo ha chiesto lei l'incontro con Mattarella? Ci siamo sentiti, ci siamo rincorsi e abbiamo concordato per oggi. L'accordo sulle spese militari sul 2028 tiene, insomma, effettivamente avete trovato e l'avete chiuso? Il dato importante è che sino l'altro giorno tutti hanno parlato di 2024, di 10-15 miliardi abbiamo scongiurato questo rischio, adesso c'è un aspetto positivo e che abbiamo convenuto, tutti sono convenuti sulla posizione del Movimento della necessaria gradualità, perché non possiamo permetterci, tanto più in questo momento, in questa contingenza storica economica, di versare nel settore delle spese militari e degli investimenti conseguenti ingenti somme. Si parlava di 10-15 miliardi, tutti dicevano che il dogma del 2014 era un dogma intoccabile, questo di rispetto agli adempimenti della NATO. Addirittura sono stato accusato di far perdere credibilità all'Italia per il solo fatto di rappresentare quello che oggi il Premier Draghi ha finalmente dichiarato, che è una data indicativa e per cui adesso dobbiamo discutere, perché guardate, non è l'anno e non è la curva soltanto di segnare una curva temporale
sufficiente. Adesso dobbiamo capire quanti soldi metteremo il prossimo anno, quanti soldi, come distribuiremo gli stanziamenti in questa curva, dove andremo a investire, la qualità di questi investimenti e di queste spese. Sono queste cose di cui la forza di maggioranza relativa ha tutto il diritto di discutere. Grazie. Presidente, i rapporti con Draghi sono buoni?